Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Buon anno a tutti, buon anno a tutti qui dal Sisto. Abbiamo iniziato l'anno il 4 di gennaio al Sisto di Frosinone, sala 8, per vedere Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. E che se ne dica, che ancora al Sisto, qui ci eravamo lasciati, qui ci siamo ritrovati per usarci questo thriller storico ispirato a fatti realmente accaduti negli anni 70 in Italia, film dello scandalo, perché ha visto, diciamolo brevemente, la sostituzione di Kevin Spacey, che interpretava Paul Getty, il ricco magnate, il ricco petroliere il cui nipote fu sequestrato nel 72 in Italia dall''Ndrangheta, ed è stato sostituito da Christopher Plummer. Abbiamo già parlato di questo fatto nel video sui Golden Globe, perché Christopher Plummer è candidato al Golden Globe, e il 7 gennaio vedremo se si aggiudicherà questo riconoscimento. Al di là delle considerazioni sulla bontà di questa sostituzione, sì, se è stata giusta, sbagliata, eccetera eccetera, magari poi ne parliamo nella diretta, perché diciamo subito che domani, non so, domani il 5 gennaio, non so se è domani perché non so quando caricherò questo video, comunque il 5 gennaio faremo alle 18 una diretta che inaugurerà il nuovo anno con una nuova rubrica sul canale, e questi appuntamenti in diretta con Silvio, queste live si chiameranno Non Solo in Sala, e sicuramente Silvio sarà ospite fisso, poi magari ci saranno in corso d'opera altri innesti. Parliamo del film. Il film descrive i fatti realmente accaduti negli anni 70 riguardo il rapimento di Paul Getty, nipote del magnate Paul Getty, che a quel tempo era l'uomo più ricco del mondo perché era un petroliere e perché aveva trovato, diciamo, aveva la possibilità in quel periodo di adottare questo escamotage di non pagare le tasse sul suo patrimonio, in quanto il patrimonio era intestato interamente a una fondazione benefica. Quindi il film come è strutturato? È strutturato con il prologo, che viene appunto inscenato il rapimento del nipote nelle strade romane, le strade romane dove c'è questo accenno della bella vita che si faceva negli anni 70. La dolce vita, negli anni 70, anche se poi il rapimento viene effettuato in una zona meno raffinata della città. Dopodiché viene presentato, diciamo, con una voce fuori campo, che è la voce del nipote, viene presentata un po', viene spiegato il perché viene effettuato costantemente il rapimento e da dove nasce la ricchezza di Paul Getty, brevemente, perché poi ci sono circa 20 minuti, viene presentato brevemente il personaggio di Paul Getty, senior, e da, diciamo, dove e come e dove lui ha fatto la sua fortuna. Dopodiché è un continuo, diciamo, l'evolversi della storia, del riscatto, non riscatto, la cifra, partiamo, non partiamo, c'è la presentazione, la descrizione dei rapitori, di come veniva effettuato il rapimento a quel tempo e qual era, diciamo, la procedura da parte di questa banda di criminali che faceva parte appunto dell''Ndrangheta calabrese, da come tutto ciò parte da un gruppetto di criminali un po' sfigati e poi la palla passa a chi veramente gestiva le fila della criminalità calabrese di quel tempo, il tutto, diciamo, contornato dall'affaccendarsi di magistrati e carabinieri, tutto, diciamo, essendo Paul Getty americano, la cosa, diciamo, viene affidata anche a un suo responsabile della sicurezza, che è un ex funzionario della CIA, agente della CIA, esperto nelle trattative. La storia va avanti, c'è questo legame che matura fra il rapitore Paul Getty Jr. e lo stesso rapito, quindi Paul Getty Jr. Nasce questo feeling, che viene, diciamo, presentato allo spettatore con dei piccoli spot, diciamo, dei piccoli frangenti in cui si vede proprio che nasce queste frasi che lui dice al telefono: io non voglio che lui muoia, portatelo via. Il rapitore dice al telefono alla madre, quindi c'è anche questa sorta di descrizione di questo aspetto un po' umanitario che comunque nasce tra il rapitore e il rapito. Cioè lui all'inizio dice: io e te diventeremo amici, e poi a quanto sembra alla fine c'è questa stretta di mano nel tubo di cemento. Viene presentata poi, giustamente, perché poi fece scandalo anche l'intenzione da parte del nonno di non pagare questo riscatto,
Si vede anche nel trailer. Si vede anche nel trailer, quindi lui dall'inizio dice non posso pagare, dice pubblicamente non voglio pagare perché se cominciassi a pagare riscatti a tutti quanti non potrei più vivere perché ho 17 nipoti, ma la realtà era ben altra, perché lui non poteva pagare, perché lui in realtà non poteva spendere quei soldi, avendo adottato quel tipo di condizione fiscale nella sua società, non poteva assolutamente spendere i soldi se non investendo in opere d'arte. E quello che appunto viene anche fatto vedere, perché lui dice di no alla sua nuora, alla moglie di suo figlio, l'ex moglie di suo figlio, quando gli chiede i soldi, ma poi nella scena successiva compra un'opera d'arte da 2 milioni di dollari. Quindi c'è questa. Però va anche detto che scusa se ti interrompo, all'inizio il sospetto che tutto sia una messa in scena per spillargli del denaro. Sì, diciamo viene. Anche questo aspetto nel film viene trattato. Viene trattato anche questa. Sì, perché poi. Diciamo, viene all'inizio viene quasi il film è molto stratificato, quindi c'è un continuo, diciamo che il finale matura durante il film, quindi lo spettatore viene portato a gradi verso ciò che poi è stata la realtà dei fatti, che chi viveva in quel tempo, chi ha letto la storia, chi sa la storia sa come va a finire. Quindi il film è tratto anche da un libro, sì da un libro che tratta gli eventi, che gli ricostruisce, sì, credo abbastanza fedelmente. E quindi il regista, che è immenso, Ridley Scott ottantenne ormai sapientemente in scena e inquadra ogni singola inquadra in maniera molto professionale tutto ciò che lui mostra, macchine, automobili. Ricordiamo che io sono sempre dell'opinione che girare i film in Italia è molto complicato. Quindi io sono sempre stato di questa, cioè lo spettatore sono d'accordo. Se vede una scena girata e non sa che è in Italia, se ne accorge perché la vede, diciamo, questa l'hanno fatta in Italia. Sono d'accordo. Molto difficile gestire la scenografia italiana. Gestire la scenografia italiana, vengono utilizzate, diciamo, il film è ambientato negli anni 70, quindi ci sono tutte le citazioni più disparate alla crisi del carburante che c'era in quel periodo, quindi una Roma città vuota. Al modo bello, Roma città aperta, Roma città vuota. Rossellini sarebbe orgoglioso. Ti appoggio. Becca di speech. C'è riferimento al, diciamo, a come si vengono. Sullo sfondo si vede anche come le donne venivano utilizzate da questi criminali a quel tempo per contare i soldi, per fare il caffè, per fare da mangiare alla rapitorre. Comunque c'è anche questo particolare di costume, questo particolare comunque il regista non trascura. Assolutamente. E neanche lo sceneggiatore. Assolutamente. Quindi un film ben riuscito. Ti è sembrato ben riuscito? Con una pennellata di biopic, se ce la vogliamo buttare lì. Perché sì, all'inizio sembra un biopic. Paul Getty Senior è esistito davvero, quindi la sua fortuna l'ha fatta così. Quindi c'è questo spaccato di realtà degli anni 70 del nostro mondo, perché poi lui era diviso metà fra Roma e l'America, perché lui aveva questa Londra perché lui aveva questa passione sfrenata per l'imperatore, per Villa Adriana. Bravo, di Tivoli, sì. E quindi lui alla fine si vede questo finale che non ve lo dico perché è meglio che ve lo andate a vedere. Basta. No, il film è convincente, un thriller veramente di altri tempi, perché Ridley Scott rinuncia a tutte le mode del momento. Sì. Basti un solo esempio, cioè l'uso del montaggio alternato del finale, che non vi stiamo a dire quali sono le sequenze che lui incastra, però noto con sempre in modo sbalordito che si usa sempre meno il montaggio alternato, dove si mostrano più cose che avvengono contemporaneamente in luoghi diversi. Preferendo, i thriller di oggi lo fanno, non so se tu mi confermi Silvio, preferendo spesso il montaggio alternato di episodi avvenuti in momenti diversi, in epoche diverse, magari con questo personaggio. Sì, ho capito. Quindi si preferisce incastrare giovinezza e vecchiaia di un personaggio piuttosto che incastrare più cose che avvengono a personaggi diversi nello stesso momento. Perché? Perché il montaggio alternato richiede innanzitutto una certa maestria, ma poi la voglia di dire qualcosa incastrando queste vicende. E nel finale il montaggio alternato secondo me vuole dire moltissimo, perché si nota quello che sta accadendo a Paul Getty Senior e a quello che sta accadendo al nipote Paul Getty Junior. Peraltro un uso delle scenografie sia in interni che in esterni magistrale, un uso della penombra, della fotografia. Un uso bravo, una fotografia chiaroscurale veramente notevole, perché è tutto al chiaro di luna, al chiaro di fuoco, quindi diciamo così proprio si tende alla penombra. Poi in quella scena magistrale
ti faccio notare a tutti che Paul Getty, che aveva sempre pagato tutto, rimane diciamo così spiazzato, perché nella solitudine l'unico modo per farsi ascoltare è rubare qualcosa che gli appartiene, perché scatta l'allarme in quel momento, e quindi finalmente si potrebbero accorgere di lui grazie a questo certo. gesto che fa, che non è un gesto alla Paul Getty. Certo. E poi l'utilizzo, cioè il fatto che il tema portante del film è il denaro. È il denaro, la ricchezza e il potere che la fanno da padrone, ma, e qui sta la grande abilità di Ridley Scott, il denaro viene mostrato pochissimo in due scene sì. che Silvio vi ha descritto, ma non vi ripetiamo quali sono. In due scene solamente viene mostrato il denaro, che poi è il succo della vicenda, dell'etica americana sì, che Ridley Scott mette in evidenza con assoluta sapienza, non viene mai mostrato, cioè si fa vedere quello che si può fare con il denaro, quello che si è costruito con il denaro, da dove proviene il denaro, certo. ma il denaro non c'è, c'è la telescrivente, c'è il petrolio, ci sono le opere d'arte, ci sono gli oggetti che hanno un valore, ci sono le cose che hanno un valore, e qui molte battute riguardano i valori da dare alle cose. Le persone nel confronto con il valore che sta alle persone. Alle persone, quindi c'è una importantissima dicotomia fra oggetti e persone. All'inizio sembra una dicotomia semplicissima: le persone non hanno prezzo, le cose hanno prezzo, le persone nascondono delle verità celate, invece le cose sono come le vedi. In realtà, ti puoi fidare in realtà, nel corso del film questa dicotomia viene messa in discussione dallo stesso Ridley Scott, perché gli eventi ci dimostrano che una persona, che una cosa, un oggetto in realtà lo puoi vedere in un modo, ma può valere dell'altro, può valere di più, può valere di meno, quindi anche può valere quello che tu credi. Anche gli oggetti hanno un valore relativo, diciamo così, le persone in realtà non hanno prezzo, cioè non hanno prezzo, ma ci sono le cose più importanti del denaro, nelle etiche dei vari popoli danno un prezzo alla persona, cioè nell'etica americana, anglosassone, angloamericana, c'è il problema delle persone che servono per costituire una stirpe e per lasciare in eredità qualcosa, la dinastia. Invece nell'etica mafiosa, perché c'è anche una contrapposizione, un parallelismo tra impero capitalistico e impero mafioso, nella gestione delle cose, diciamo così, mafiosa, malavitosa, ci sono cose che i figli non hanno prezzo, quindi si farebbe qualsiasi cosa per i figli, così viene detto all'inizio, ma mai mettersi contro l'impero. Però c'è qualcosa che è più importante dei figli e delle persone, che è l'onore. Ci sono quei principi che vengono, quei principi, quelle regole assurde e diciamo così dogmatiche, che vengono messe in evidenza nella seconda parte del film. Quindi il film costruisce delle certezze nella prima parte e poi le smonta nella seconda in modo abbastanza spiazzante, con un montaggio e una regia d'altri tempi, sì. Con un montaggio e una regia assolutamente anti-hollywoodiani, nel senso che Ridley Scott, con dei voli pindarici assolutamente disinvolti, gestisce location distanti tra di loro come se niente fosse. Sì. Oggi non si fa più una cosa del genere, perché si avrebbe paura di spiazzare lo spettatore. Invece Ridley Scott, Arabia Saudita, Inghilterra, Calabria e Roma le gestisce come se fossero quattro case. Roma, ripetiamo Roma. Ma finalmente Ridley Scott gira al cospetto del Colosseo, visto che il Gladiatore l'ha girato a Malta. Quindi finalmente Ridley Scott ha a che fare con il Colosseo vero, dopo che con il Gladiatore lui ha portato alla ribalta il Colosseo in forma digitale, e quindi è strano come l'ha dovuto fare per forza. C'è anche questo fascino, perché allora non ebbe il consenso di girare a Roma, adesso invece dopo 17 anni c'ha avuto questo privilegio, questo diritto, questo non lo so, chiamatelo come mi pare. È interessantissimo questo fatto, cioè che lui gestisce le location così differenti, con fotografie, messe in scena, scenografie assolutamente differenti ed eloquenti, come se stesse parlando di quattro, come farebbe un regista italiano medio con le quattro camere di una casa. Anzi, forse non ci riuscirebbe neanche a gestirle così bene: cucina, salotto, bagno e camera da letto. Invece Ridley Scott, con incredibile disinvoltura, ripeto, fregandosene altamente, perché lui è così, lui è un imperatore del set, lui non bada alle dinamiche commerciali nel senso più becero del termine, lui bada alle dinamiche commerciali nel senso più alto del termine, cioè vuole fare i soldi pure lui, ci mancherebbe, e gli girano se non ce la fa, però senza mai venire a patti con quello che non gli piace da esteta qual è.
E quindi per lui parlare di questa grande vicenda storica, questo grande spaccato di storia, non può prescindere dal gestire tante scenografie diverse, tanti ambienti che hanno un valore e un'importanza, perché la casa di Borghetti deve essere in quel modo, sì, piena di oggetti e di opere d'arte, Roma deve essere in quel modo, cioè una Roma anni 70, una Roma anni 70 ricostruita bene, ma non solo, gli serve anche come discorso sulla storia con la S maiuscola, perché Borghetti si sente l'incarnazione di Adriano, quindi gli serve quel tipo di discorso per mostrare quello che vi dicevo prima riguardante la dinastia nella concezione anglosassone, cioè si fanno i figli e si costruiscono famiglie per lasciare in eredità il proprio patrimonio, quindi in modo assolutamente svincolato da atteggiamenti patetici o da sentimentalismi, anche se il sentimento c'è, ma viene esternato in modo diverso. Questa è l'ennesima affascinante dicotomia del film, cioè l'etica protestante e quella mediterranea vengono messi in contrapposizione tra di loro, perché se una mamma a una mamma viene sequestrato un bambino, un figlio, gli italiani vorrebbero che la mamma piangesse, certo. Invece noi troviamo una mamma che si dispera ma non piange. Quindi l'isterismo e il sentimentalismo vengono gestiti in modo assolutamente diverso. Quindi, come vedete, è un film che vive di contraddizioni, che vive di dicotomie e ovviamente soffre anche di quelle grossolane soluzioni a cui Ridley Scott ci ha abituato, e cioè tutto questo che vi ho detto a volte viene reso in modo molto becero, in modo molto esplicito, con dei tagli di montaggio a volte eccessivamente didascalici, ma questo è Ridley Scott, nel bene e nel male. Non mi ha convinto poi la presenza della madre, magari c'era veramente durante la missione dei carabinieri che stanano i primi rapitori a circa metà film in Calabria, la partecipazione dei civili a una missione di polizia, chiamiamola così, non so fino a quanto sia attendibile quella scena, forse poteva essere gestita in modo diverso. Anche se poi capisco, vabbè, loro sono rimasti comunque sì, molto appartati, però magari questo gli serviva per il finale della scena dove la madre entra nella cella del figlio. Non vi dico perché, non vi dico per come, però c'è insomma questa esigenza narrativa che secondo me viene gestita in modo abbastanza superficiale. La cosa che mi è piaciuta di meno è stata la microsequenza, grazie a Dio molto breve, delle Brigate Rosse. Quindi certo. Scott ha voluto inserirci anche questa beh, magari aspetto. Era necessario, sì. Il libro io non l'ho letto, sì, quindi. Però ecco, appunto, questa è una cosa alla Ridley Scott, era come se servisse, cioè, però gli serviva per dar credito alla falsa notizia, certo. Che se l'era organizzata da solo, esatto, è tutto legato al fatto che Borghetti Junior scherzava col fatto del rapimento, però appunto è troppo tirata via la scena delle Brigate Rosse, molto superficiale, molto alla Ridley Scott, cioè per la smania di voler dire tutto, perché Ridley Scott si sente un grande romanziere che vuole dire tutto, si inserisce anche troppo, il tutto diventa troppo, ma questa è proprio una cifra stilistica anche narrativa di Ridley Scott, che non ha mai paura di sfiorare il senso del ridicolo, anzi si muove sempre sulla linea, ed ecco perché dispiace a molti lo detestano, molti lo considerano il genio del male per quello che ha fatto a Kevin Spacey, molti lo considerano magari ne parliamo domani nella sì, live sì. Molti lo considerano un pessimo narratore, un esteta pubblicitario che faceva spot negli anni 80-70 e che adesso ha un cinema completamente superato, altri invece lo adorano e lo considerano un maestro. Io appartengo a questa seconda schiera, lo considero un maestro, no, anche Silvio, quindi già siamo due, vabbè, anche Canova ha fatto un bellissimo articolo su Ridley Scott nell'ultimo numero. Ciao, Canova. Sull'ultimo numero di Film TV, a Canova sarà legata una sorpresa, magari poi ne parliamo. E quindi voglio dire, è un thriller assolutamente avvincente, che ha questa che vive di contraddizioni, che vive di scenografia, che ricorda Charles Foster Kane, la figura di Borghetti Senior, nell'accumulare cose, nell'accumulare opere d'arte, nell'accumulare oggetti. Poi peraltro, vabbè, ci sarebbero mille sfumature da sottolineare, perché anche il mercanteggiare sulla vita umana è simile al mercanteggiare su un oggetto, quindi certo. Si creano mille rime interne nel film tra situazioni simili. Si creano anche delle false piste, come può essere quella dell'oggetto del Minotauro. Si creano false piste molto interessanti, si creano false
no false, ma situazioni, diciamo, messe in scena, situazioni di tentativo di inganno, che poi sono quelle legate al fisco, no? Quindi la fondazione è un grande bluff, se vogliamo. Sì, 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 sì. Quindi diciamo, il film si muove anche su questo, perché per fare i soldi bisogna essere così, e per fare i soldi bisogna essere dei grandi taccagni. Abbiamo capito questo. Questa è la grande lezione del film. Cioè, chi ha più soldi, più uno ha i soldi, più uno li spende. Più è scena, più ne vuole. E ci sono delle scene veramente grottesche che rasentano il ridicolo, ma che se sono vere, in realtà, ci dicono veramente come funziona il capitalismo, cioè si risparmia su ogni penny, su ogni centesimo, sulla cabina telefonica, su ogni centesimo, sul lavaggio dei panni, sulla telefonata e sui lavaggi dei panni, perché altrimenti non si può essere ricchi. Si può diventare ricchi, ma diventare ricchi ci riescono anche gli stupidi. Essere ricchi, che è difficilissimo. Quindi veramente un film che si lascia guardare, sono 2 ore e 10 che volano via, pieno di colpi di scena assestati al momento giusto e nel modo giusto, pieno di scene ricche di tensione, ripeto, montaggio da 10 e lode, fotografia che non sbaglia un colpo, e messa in scena che rasenta i vertici dell'arte scottiana nel vero senso della parola. Quindi film promosso, Christopher Plummer. Silvio, mentre Christopher Plummer era in scena, Silvio pensava, ma questo è lui, è fatto a che serviva? Vabbè. Cioè, quindi la sostituzione è stata anche, se vogliamo, positiva. Non ci si accorge assolutamente delle pochissime sequenze lasciate inalterate, perché c'è una scena di spalle dove Kevin Spacey è rimasto Kevin Spacey. Ci sono anche delle scene rigirate in green screen, perché Christopher Plummer in 9 giorni di lavoro non ha potuto fare il giro del mondo, e quindi alcune scene sono girate in green screen ma non ce ne accorgiamo, quindi fatte molto meglio che in Justice League, giusto per fare un esempio di altro reshot. Green screen. Quindi un film quei 9 giorni sono costati $10 milioni di extra alla produzione per sostituire Kevin Spacey. Io credo, lo dico subito, che Ridley Scott abbia in questo modo tutelato la sua opera, perché i produttori avrebbero segato il film, lo avrebbero proprio depennato, rimandato al prossimo anno o rimandato a data da destinarsi. Invece Ridley Scott, per salvaguardare il film, ha fatto quello che ha fatto e l'ha fatto bene. Si conferma il carismatico titano qual è, cioè uno che sfida le convenzioni e va dritto per la sua strada senza scendere a compromessi con quello che lui non reputa degno di compromessi, ma scende a compromesso solamente con le esigenze del mercato, perché anche lui vuole fare soldi, ci mancherebbe. Anche lui è un artista che considera l'artista in modo imprenditoriale e l'ha sempre fatto, quindi anche lui pensa all'arte in grande. E ne è pure riuscito. Ci ha regalato un grande thriller che si lascia guardare anche per chi sarà curioso di assaporare una messa in scena dannata, perché ci sono veramente alcune cose gustose, poi magari altri errori ce li direte voi nei commenti, che sicuramente li trovate più facilmente di noi, che io sono stato attento, ma anche le cabine telefoniche mi sono sembrate molto anni 70. Sì, no, ma sugli arredi e sugli accessori, non, a parte un tram strano che è passato all'inizio, che sembrava quello dei laziali, però il resto è... Da un film da guardare in lingua originale, secondo me, per gustarsi anche il miscuglio di lingue. Adesso andiamo che è tardi, salutiamo Mariana e Gabriele e Daniele e Riccardo. La video recensione finisce qui. Dici cosa pensate del film, cosa pensate di questo 2018, quali sono i film che attendete maggiormente. Ricordatevi di mettervi mi piace se vi è piaciuta questa video recensione, di condividerla il più possibile se volete sui altri social, eccetera eccetera. Non perdete le live che inizieranno il 5 gennaio, non solo in sala, l'orario è per il momento le 18, poi vedremo se lo aggiusteremo in corso d'opera. Silvio sarà ospite fisso e ci parlerà di tantissime cose interessantissime. Ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto, come direbbe Ridley Scott, la cosa più importante che non vi dovete dimenticare follow è him. Pedinatemi! Yeah, beccate questo.